Eccoci con il River Acilia in una serata ventosissima, che forse gli spettatori potranno ascoltare il vento che colpisce il microfono. Dunque, il River Acilia non è alla sua prima edizione, è la terza se non sbaglio. Terza. E come è nata la squadra e perché si chiama così? Nata da nostro ex capitano Sbucci, che ora sta in forza di Vutux, e formata da un gruppo di amici che poi si è evoluto diventando ancora più forte la squadra. Okay. E perché River Acilia? Perché siamo tutti della stessa zona e River, non so, è partita da lui. Al Pontile di Ossio. Il Pontile di Ossio, l'ho messo là, è nato il nome River Acilia. Però il motivo per cui si chiama River non lo sa. Meglio, si vede che era un nome che piaceva a tutti e è venuto fuori senza una ragione. E forse anche meglio, magari la troveranno poi. Il fatto del clima probabilmente, che River non è solo agonismo, anche una grande unità e una capacità di sviluppare un gioco che gli sta fruttando qualcosa. Vogliamo quindi da questo approdare al presente e chiedere ai rappresentanti del River com'è il River attuale. C'è una differenza con i due River passati? Siamo più forti. Livello qualitativo, tecnico. Qualitativo e tecnico. Il gioco del calcio a 5 l'avete compreso un po'? Il River si è adattato al gioco o continua a giocare a palle troppo lunghe o alte? A volte c'è sta il vizio del calcio a 11, però è normale, abbiamo tutti giocato a 11, quindi è così. E la palla rimbalzo controllato la sopportate o qualcuno non gli abbia? No, è... Ci sono delle squadre che già si candidano a favorite. Sì. Secondo me pure noi al completo non siamo lì. Sarebbe interessante. Sarebbe pensabile, secondo voi, un River Acilia che si trovasse come i cugini della Acilia 71 a giocarsi le semifinali. Correrebbe il rischio di essere travolto oppure ce la farebbe a opporsi in qualche maniera? Facciamo la vittoria. Si vince pure. Ok. Sbilancio. Andiamo. Flavio Solaris che parla chiaro. Io voglio che siamo tutti. Ci sono problemi di rosa? Ci sono problemi. Chi si allena, chi ha problemi al di fuori, non può venire. C'è qualcosa da migliorare ancora per il River? Oppure è sulla strada giusta? Deve continuare a fare le cose che sta facendo? Il risultato arriverà. Mentalità di squadra, mentalità. Che forse intendete la stessa cosa, mentalità di gioco di squadra. Diciamo che si riscaldino gli uomini del River, in bocca al lupo per oggi, grazie signori.